Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo al crash report, l'errore fatale, il fatto che la Real Engine non si avvia assieme a Fortnite e quindi in questo caso quando apri Fortnite ti potrebbe uscire questo tipo di errore riguardo che non ha potuto avviare il gioco, l'errore della Real Editor di Crash Report Client di Unreal. E quest'altro errore di Win64 Shipping di Fortnite Client. E ovviamente per risolvere questi problemi ci sono anche i passaggi di Epic Games che adesso in questo tutorial noi faremo, ovviamente seguiremo ogni singolo passaggio tutti insieme. Quindi in questo caso quello che dobbiamo fare è le solite cose, stessi metodi con vecchi e nuovi metodi. Quindi come risolvere i problemi tecnici ed arresto anomalo di Fortnite sulla pagina di Epic Games. Ovviamente se apriamo il programma di Epic Games, il launcher, come primo passaggio ovviamente si va sui tre puntini, gestisci e si fa una verifica al gioco. Una volta eseguito così il passaggio riguardo alla verifica, passiamo al secondo passaggio. È quello di eseguire Epic Games come amministratore. Ovviamente invece di eseguirlo sempre come amministratore, l'unica cosa che dobbiamo fare è andare a Epic Games, tasto destro sopra, apri percorso file, mostra altre opzioni, proprietà, compatibilità. Esegui questo programma come amministratore. Quindi in questo caso quando vai ad aprire Epic Games, ogni volta che ci clicchi due volte sopra si apre automaticamente come amministratore da solo. Disabilita ottimizzazione schermo intero e esegui il programma in modalità compatibilità per Windows 8 se non dovesse funzionare. Se non funziona, tu rimuovi questa spunta e eseguilo solamente in queste due opzioni e fai applica e fai ok. Poi quello che ci dice è di aggiornare i nostri driver della scheda video, quindi se hai Nvidia andiamo a aggiornare i driver per GeForce Experience. Scegli così la tua scheda video, serie di prodotto, io scelgo la mia 1660 Super, che se la trovo, eccola qua, 1660 Super, il tuo sistema operativo, lingua italiano, tipo di download, tutto, installiamo tutto, fai avviare la ricerca e scarichi così il tuo driver. Se non hai Nvidia oppure hai AMD, scarichi il driver supporto di AMD Radeon Graphics ed eccolo qua. Scegli così il tuo prodotto, fai invia e scarichi così il tuo driver. Se non hai AMD oppure hai Intel, scarichi direttamente i driver di Intel, eccolo qua. Poi il passaggio successivo è di riparare così i problemi riguardo a Microsoft Visual C++ più il DirectX Runtime. In passato avevo realizzato delle guide su come scaricare e installare questi driver. Se tu clicchi qua sopra troverai il Visual Studio 2015, 2017, 19 e il 22. E scarichi tutte queste architetture ARM64, il PER86 e il PER64. Ovviamente uno di questi tre link ti dirà sicuramente non è compatibile con il tuo processore. Stai certo che te lo dirà, perché tu scaricali e installali normalmente. Eseguiamoli come amministratore. Ovviamente mi dirà di fare una modifica di installazione perché in passato avevo già installato questi software, quindi modifica installazione, ripristina. Ripristiniamo così software, apriamo gli altri software di Microsoft Visual, apro pure l'altro, accetto i termini e le condizioni di licenza e faccio installa e ripristina. Quindi uno di questi mi dirà che non può supportare il mio processore. Eccolo qua, pacchetto di installazioni non supportato dal tipo di processore. Possiamo anche chiuderlo, tanto l'ha scaricato e l'ha installato lo stesso.
Una volta che sei completato questo qua, quello che ti consiglio di fare prima di continuare con i passaggi è riavviare il sistema operativo. E chiudiamo qua. E riavvii così il tuo sistema operativo. Quindi, come passaggio successivo è quello di andare direttamente sui tre puntini nella libreria di Epic Games su Fortnite, libreria tre puntini, gestisci, vai nella cartella Fortnite Game Binaries Win64, scendi fino a giù fino a trovare il Fortnite Client Win64 Shipping, mostra altre opzioni, proprietà, compatibilità, esegui il programma in modalità compatibilità per Windows 8 e li provi tutti quanti. Disabilita ottimizzazioni schermo intero e esegui questo programma come amministratore. Se risolvi il tuo problema e te ne esce un altro, togli queste spunte e fai applica. Però prima eseguilo come disabilita ottimizzazioni schermo intero come amministratore ed eseguilo in Windows 8 e fai applica e fai ok. Come passaggio successivo, quello che ci dice Epic Games è quello di aprire Fortnite in un'altra modalità. Gestisci opzioni di lancio trattino DX11 e lo apri in modalità DirectX 11 al posto di DirectX 12, che se non supporti il DirectX 12 laggerai e crasherai lo stesso. Quindi tu lo devi avviare in DirectX 11. Poi, se avete problemi di connessione, qui dice apri launcher di Epic Games, fai clic sull'icona del tuo profilo, fai clic sull'impostazione, nelle preferenze, deseleziona abilita navigazione in modalità offline. Abilita navigazione e poi avvii Fortnite. Quindi in questo caso andiamo sul nostro profilo, andiamo sulle nostre impostazioni, preferenze, attiva navigazione in modalità offline e attivi questo e avvii Fortnite. Poi imposta la regione del matchmaking su automatico. Ovviamente se imposti la regione del matchmaking tipo Europa, Asia, America, io ti consiglio di mettere quella automatica. Perdita di pacchetti. Apri gli avviatori di Epic Games, ovviamente si... Dobbiamo andare su impostazioni, scendi fino a giù fino a trovare Fortnite ed eccolo qua. E ci dice di mettere questo comando e facciamo copia e lo mettiamo qua. Fatto. Se la tua console continua ad avere problemi di connessione, oppure se hai problemi con altri dispositivi, non solo al PC, PlayStation, Xbox, Nintendo, qui ti farà scaricare dei driver. Oppure un'altra soluzione mia è quello di reinstallare direttamente Epic Games e aprirlo come amministratore, oppure quello che ti consiglio di fare, ma se vuoi, formattare tutto il PC reinstallando Epic Games e Fortnite e vedere se si avvia senza scaricare altre applicazioni. Scarica prima Fortnite una volta formattato l'intero PC. Quindi quello che ci resta da fare è aprire un attimo Fortnite e vedere se ci esce qualche tipo di errore. Ed ecco che Fortnite si avvia, connessione in corso, in attesa del gioco. Il gioco si sta caricando, ovviamente c'è chi ha problemi, tipo arriva un caricamento qua, crasha ed escono quei tipi di errori che ti ho fatto vedere all'inizio. Sperando che a me non succeda, perché facendo tutto quel macello là, tutto quel casino, abbiamo riuscito a sbloccare, a superare questi ostacoli. Ed eccolo qua, Fortnite si è avviato senza nessun problema. Come dicevo prima, nelle impostazioni
qui hanno cambiato un sacco di cose. Regione di matchmaking, metti automatico e fai applica. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere il problema riguardo al crash report di Unreal Engine, Win64 Shipping di Fortnite Client e l'altro errore che non ha potuto avviare il gioco perché c'è qualcosa che ostacola Fortnite. Ovviamente c'è pure un'altra soluzione che ho dimenticato di dire, che se tu vai in tasto Start più R, esegui in App Data, per aprire questa schedina basta che scrivi esegui, scrivi % App Data %, fai ok, chiudi un attimo Epic Games, scendi fino a giù, vai su App Data Local, scendi fino a giù fino a trovare l'errore che esce sempre, Unreal Engine, eccolo qua. Se c'è la cartella Unreal Editor, eliminala. Nella cartella Fortnite Game. E cancelli queste due cartelle. Quindi noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial.